l'alito che sta di sambuca. Gli occhi li ripeto di non piangere. Chiuso in casa come fossi in carcere, col chiuso di Los Angeles. So bene come ci si sente al margine, ma più sono fragile, più scrivo per le magiche. Prendo a calci, tu immaginati un ciclo, i giorni come pagine di un libro. Un video dove la via è più facile il suicidio. Da solo al buio dentro la voragine ingerito. Un bambino costretto a diventare cattivo. Devil may cry. Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di DMC, Devil May Cry. Siamo arrivati finalmente, signori, all'ultimo episodio con la missione finale. Vediamo un attimo cosa possiamo attivare. Vediamo, di abilità non c'è nulla che a mio avviso serva. Vediamo un attimino. Ah, lo Stinger di livello 2. Questo mi può tornare utile. E vediamo un po'. Proprio va. Alla Erix, qual era la Erix? Ah, ok, il pugno. Ok, là facciamo tutto. Ok. Allora, direi di iniziare subitissimo l'ultima missione. La fine, signori. Che succede? Il limbo è collassato sul mondo reale. Ciò che una volta era nascosto ora è visibile a tutti. La rivoluzione è nell'aria. Non credevo che avrei mai visto questo giorno. L'inizio della fine dei demoni. L'umanità sarà libera. Sì. Libera dai demoni. Ora possiamo governare. Cosa hai detto? La strada è libera, possiamo governare. Governare cosa? Questo. Ogni cosa. Virgil. Intendi come Mundus? No. No, noi non saremo affatto come Mundus. Noi rispetteremo i nostri sudditi, non li schiavizzeremo. Sudditi? Intende te. Intende gli umani. Credevo combattessimo per la libertà. Era per la sua libertà che combattevamo, non per la tua. Non essere così ingenuo. Gli umani sono deboli. Sono come bambini. Hanno bisogno di protezione. Non solo dagli altri, ma anche da loro stessi. Noi, tu e io, li abbiamo salvati. Tu e io li abbiamo salvati? E chi altro? Un'umana. Kat è stata utile, ma... Utile? Kat mi ha salvato la vita. Kat ha resistito alla tortura per tenere segreta la tua esistenza. Ci ha guidati nella torre al nascondiglio di Mundus. Avremmo fallito decine di volte senza di lei. Ascolta. Se non riesci a vedere il caos che gli umani causeranno, se non vuoi assumerti la responsabilità di proteggerli, fatti da parte. Governerò da solo. Non ti ho aiutato a distruggere Mundus perché prendessi il suo posto. Non posso lasciartelo fare, Virgil. E io non posso lasciare che mi firmi. Fatti da parte. Non farlo. Virgil, ti prego. Stanne fuori! Signori, è il momento di iniziare a battersi con Virgil. Vediamo un attimino come fare adesso, perché Virgil è abbastanza veloce. Allora, penso di aver capito. Vedete un attimino qua. Mi sembra che era uscita una cosa per acciuffarlo. Allora, sì, anche che io mi stia sbagliando. Però,
Cioè, adesso io come l'ammazzo questo? Ecco, allora ho visto giusto. Aia, Virgil. Aia, aia, aia. Devo aspettare che lui faccia quel colpo là. Per quella sferzata. Vai, vai. Lancia la spada. Aia, non l'avevo vista. Virgil, però hai rotto le scatole con queste cacchie di spade. Ah, dovevo colpirlo, ok. E infatti chiedo come mai questo qui stesse cazzeggiando. Aia. 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 Un'evasione perfetta solo. Cioè, poi Virgil mi spamma con le spade. Come on, Virgil. Vieni qua. Ella. Evasione perfetta, signori. Virgil, vieni qua. Ma che cavolo è successo? Non ho capito perché non riesco ad acchiapparlo. Ah. Allora, tu e le tue spade avete rotto leggermente le scatole. Mi dispiace, fratello. Non esserlo. Cioè, perché adesso ha rinfoderato la spada? Non dirmi che usa solo ste spade qua che... no, il cacchio non le usa. Olè. Olè. Dannate spade. Virgil, te le tue spade del cavolo avete leggermente rotto. Dai. Dove è andato? Non ti vedo più. Vabbè, facciamogli schizzare queste spade. Aia. Proprio meno. Dai. Mamma mia. Olè. Come on, Virgil. Se non sbaglio, poi verso la fine, se non mi ricordo male, dovrebbe trasformarsi anche in modalità demone. Dovrebbe trasformarsi, se non vado errato. Aia, tua sorella. Anzi, tuo fratello che ce l'hai qua davanti. Aia. Già non vedo, di mio. Aia, aia. Ah. Non è troppo tardi. Sì, invece. Sì, chi cacchio è adesso? Goku è diventato. Si teletrasporta avanti. Cioè, già lo faceva. Però, non così. Cioè, proprio a livello di Dragon Ball siamo qui adesso. Dai che è quasi finito, dai. Ma non manca tanto. Ecco, questa, se non mi sbaglio, è una parte abbastanza rompiscatole, perché c'erano due Virgil. Ora, non so se questa qua, la sua ombra, no? Aspetta. Non so se la sua il suo doppione, no? Mi dà... non mi dà. Cioè, mi sta dando punti per il Devil Trigger. No, sì, infatti sì. Perché non mi fa trasformare? Cioè, no, cioè, mi ha fatto trasformare e poi me l'ha fatto annullare. Cioè, ho sbagliato io, sì, però... Dai. Doppia perfetta evasione, signori, è un qualcosa di stupendo. Se n'è andato? Olè. Ah, intanto almeno lo possiamo colpire così. Dai, Virgil. Dai, Virgil. Come on. Non sto capendo nulla, però vabbè, lo colpiamo a raffica, dai.
Vabbè, qua me la sono cercata. Come on, Virgil. Come on. Guardate che deficiente si è caricato. Guardate che mi ricarico un po' la vita, non si sa mai, eh. Non si può mai sapere, signori, cosa potrebbe attuare Virgil. Dai, morto, dai, praticamente è morto. Che cavolo sta facendo? Dai. Devo battere lui? Cioè, non so come fare. Aspetta. Per favore, fermati. Per me. Il mondo è sotto la mia protezione ora. Ti sei schierato dalla parte sbagliata. Tu non sei umano, Dante. E non lo sarai mai. Non so più chi sono. Io so esattamente chi sei. Tu sei Dante. Niente di più e niente di meno. Allora, è finita. Non ci scommetterei, signori, sinceramente. Al grado SS, innanzitutto. Sinceramente mi stavo un po' seccando a vedere i titoli di coda vuoti, quindi ve li ho chiusi giusto per... È completato Devil May Cry, nuova modalità sbloccata, figlio di Sparda, va bene. Ok, abbiamo finito. Va bene, signori, allora io vi colgo l'occasione per ringraziarvi di tutto il supporto che avete dato a questa guida. Vi dico già che mi ha dato un bel po' di problemi di copyright, però fortunatamente mi ha dato la possibilità di lasciarli su... caricati su YouTube, quindi almeno questo... ci ha dato la possibilità di lasciarli caricati, anche se non li ho monetizzati, chi se ne frega, l'importante è che voi li riusciate a guardare. E vi ricordo sempre di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguirmi su Twitter e di andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamento di in sconto. Ora aspetteremo qualche giorno, giusto il tempo che arrivi il nuovo gioco di Crash, e inizieremo questa la nuova guida subito dopo DMC. Quindi inizieremo Crash Bandicoot, la Insane Trilogy. Quindi ci vediamo nel primo video di Crash Bandicoot. Vi lascio sempre in descrizione tutti i link per tutto qua, per tutto quanto, pagine Facebook, Twitter, Instagram, anche per le donazioni, se volete fare qualche donazione. E detto questo, signori, vi ringrazio ancora per tutto il supporto dato a quest'altra guida e ci vediamo nel primo episodio di Crash. Ciao!